Ciao ragazze, bentornate ad un nuovo video. Oggi parliamo di shopping, ma va, giusto per cambiare argomento. Ma questo è uno shopping speciale perché si parla di casa, quindi sono andata alla Maison du Monde. Attualmente trovate anche tantissime decorazioni per il Natale. E sapete, sto per cambiare casa, stiamo andando a convivere, quindi è nell'aria questo cambiamento. E quindi ne ho approfittato e ho comprato qualcosina che mi servirà appunto per la nuova casa. Giusto le prime cose, perché poi c'è da fare tutto, quindi lo shopping grande poi avverrà con molta calma. Quindi ho utilizzato l'opzione del sondaggio su Instagram per chiedervi se poteva interessarvi un video di questo tipo e tutte mi avete risposto di sì, quindi eccomi qui a registrarlo con mia grande gioia. E questa opzione, tra l'altro, dei sondaggi è bellissima perché ci consente di interagire e quindi è fantastica, quindi di avere sempre un vostro riscontro, il vostro parere. Bene, fatta questa premessa, iniziamo con lo shopping. Allora, vi dicevo, sì, ci sono le decorazioni di Natale alla Maison du Monde e nonostante siamo ancora ai primi di novembre, io sono già alla ricerca dei regali di Natale, delle decorazioni e quindi non potevo non acquistare due rotoli di carta per appunto confezionare i miei regali. Mi piacciono tantissimo, quest'anno ho scelto di non prendere la famosa carta da imballaggio che a me piace tantissimo, ma di optare per qualcosa più sul sfondo chiaro, quindi sul bianco, con queste scritte ovviamente e questi disegni molto natalizi. Ogni anno mi piace cambiare, quest'anno i colori appunto che sto prediligendo per il mio Natale sono il bianco e il rosso, vabbè ovviamente. Un gran classico per quanto riguarda il Natale. Comunque, poi sempre per rimanere in tema Natale, decorazioni, aspettate che ce li ho qui nei pacchetti singoli, cerco di recuperarvi. Ok, me li hanno confezionati singolarmente e quindi dovete sapere che casa ancora non è pronta, ancora dobbiamo acquistare la maggior parte dei mobili, ma l'albero da 2 metri è già pronto, quindi ecco, devo necessariamente dedicarmi per il momento a decorarlo, poi con calma si farà il resto. Allora, ho comprato queste decorazioni a 1 euro l'una, sono queste stelline con la renna, ne ho prese due di queste, così, e poi ho preso questa stella rossa. Sempre perché, ripeto, l'albero sarà molto grande, i colori che ho scelto sono il bianco e il rosso, quindi mi sto più o meno orientando su questi colori qui. Poi ho preso sempre un'altra stellina, che è questa, bianca, con tutta la scritta Buon Natale in praticamente un sacco di lingue. Ovviamente dalla videocamera non si vedranno, comunque c'è scritto Buon Anno, Buon Natale, Feliz Navidad, Merry Christmas, insomma, molto carina. E poi ho preso due palle. Questa mi piace tantissimo, con la scritta Noel, con la renna. Tra l'altro io ho una passione per le renne, vabbè, se mi conoscete da un po' ormai lo saprete. Questa l'ho pagata 3,79 euro, mi piace tantissimo. E poi un'altra, sempre questa palla così, con tutte delle decorazioni, sembra tipo un paesaggio di Natale, quindi c'è ovviamente la renna, una casetta, un alberello e poi ci sono queste palle di polistirolo all'interno, molto carine. E questa l'ho pagata 1,79 euro. Ora metto questa roba a posto perché temo di romperla e quindi vorrei evitare. Bene, allora, per quanto riguarda invece lo shopping per la casa, sono andata con l'idea di acquistare una tovaglia. Una tovaglia perché comunque, anche se i mobili, insomma, sono un po' provvisorie, però già abbiamo iniziato a fare qualche cena e qualche pranzo con degli amici. E quindi mi serviva una tovaglia. Io ho scelto questa fantasia qui, che ovviamente in camera non renderà. Comunque è sui toni del celeste e è un po' del rosso, ci sono dei piccoli puntini rossi. Mi piace tantissimo, è 100% cotone. Io ho preso la misura 150x150 e questa qui l'ho pagata 20 euro, se vi può interessare. Dicevo, sempre per la casa ho acquistato questo bellissimo zerbino
Non è molto grande, ma non lo volevo eccessivamente grande, mi serviva qualcosa di più piccolo. Ovviamente richiama sempre un po' lo stile che piace a me, quindi con quella scritta bellissima, c'è scritto Happy Home e poi con tutte le decorazioni qui, cioè con tutti poi i triangolini che sapete, ho una sorta di passione, mania per le forme geometriche, specie in casa, quindi richiama benissimo il mood di tutta la casa. E questo l'ho pagato 7,99, quindi ovviamente zerbino ci sta, serve sempre. Io ho scelto uno un po' più carino perché non mi piacciono tanto gli zerbini, invece questo era piccolo ma particolare, mi è piaciuto tanto. Poi ho acquistato questo vaso, che magari aspettate, non si vede in camera, ok, questo vaso per i fiori, in modo particolare per i tulipani, che sono quelli che devo sempre purtroppo tagliare perché hanno lo stilo particolarmente lungo e non entrano nei vasi che ho qui in casa. E questo mi piace tantissimo, sia per il colore che ovviamente, ripeto, per questa fantasia sempre un po' stile geometrico con questi triangolini così in rilievo. Mi piace tantissimo e costa 10,99. Anche il colore mi piace tanto da abbinare, magari durante un pranzo, non so, anche con la tovaglia. Vabbè, avete capito che i toni della casa saranno più o meno questi e anche lo stile sarà abbastanza stile nordico. Ma ormai mi conoscete, quindi queste cose le sapete benissimo. Sempre per la tavola, visto che, come vi dicevo prima, i pranzi e le cene li abbiamo già iniziati a fare, ho deciso di acquistare questa bottiglia in vetro. E in cui appunto mettere l'acqua perché non amo avere le bottiglie di plastica a tavola. Quindi, ok, una bella bottiglia di vino, mi piace anche averla, anche quelle delle birre, perché adesso ci sono, non so se le avete mai viste, quelle bottiglie artigianali di birra che sono una più bella dell'altra, cioè le collezionerei tutte. Però per la bottiglia dell'acqua, ecco, volevo un'alternativa perché non mi piace averla a tavola e quindi ho preso questa, che insomma è costata 12,99 euro con il tappino così in sughero, bellissima e molto molto minimal e anche elegante. Infatti non vedo l'ora di poter continuare ad acquistare tutti i complementi d'arredo per la tavola e quindi bicchieri, piatti e abbellire finalmente la tavola come piace a me. Comunque questa l'ho vista, era anche una delle ultime, quindi mi sono convinta ad acquistarla. E nulla, l'adoro, nella sua semplicità è veramente stupenda. Vabbè, mi piacciono queste cose, non so se si era capito. Ok, a parte la casa, necessitavo di acquistare qualcosa per l'ufficio, visto che pranzo anche lì delle volte, allora sono andata alla ricerca di una tovaglietta carina da avere lì e ho scelto questa, molto molto carina e semplice. Con queste scritte è costata veramente poco, 1,40 euro. E così finalmente posso fare i miei pranzi, portare la mia schiscetta, non dovermi sempre improvvisare una tovaglietta con dei tovaglioli di carta, ma metto questa qui e posso mangiare tranquillamente. Quindi mi è piaciuta tanto. E sempre per l'ufficio ho acquistato un semplicissimo portapenne. Indovinate un po' quale sarà lo stile di questo portapenne? Ovviamente ci sono anche in questo caso delle forme geometriche, ma sì. Eccolo qua, ovviamente. È un portapenne semplicissimo, con appunto questi triangolini, è dorato e bianco, quindi super super di tendenza. L'ho pagato intorno ai 5 euro e finalmente, ecco, l'ho preso in legno proprio perché temo mi possa cadere dalla scrivania e rompersi. Perché avevo pensato appunto di poter utilizzare anche una tazza come portapenne, mi piacciono tantissimo, tipo in casa io ho le tazze adibite a portapenna, ma in ufficio temo di far danni, quindi non volevo rischiare di rompere una tazza e quindi ho optato per questo e mi piace tantissimo, davvero. Bene, allora questo è stato il primo shopping che ho fatto per la casa, sarà il primo di una lunga serie e vi dicevo siamo ancora all'inizio, quindi siamo in questa fase di scelta, di acquisto, mobili e complimenti di arredo per la casa e io sono felicissima, anzi non vedo l'ora di poter andare a acquistare mobili, sceglierli.
per la gioia di Alessio, passare ore e ore e ore da IKEA a Maison du Monde, ma vabbè, insomma, si sarà un po' abituato. E non so se possono interessarvi video di questo genere, perché ovviamente, come vi dicevo, questo sarà il primo di una lunga serie. Periodicamente andrò ad acquistare qualcosa per la casa. Se vi può interessare vederli così di tanto in tanto, fatemelo sapere anche qui sotto con un commento, oppure se preferite magari un post quando tutto sarà sistemato, in cui vi mostro stanza per stanza come abbiamo deciso di arredarla e quali sono state le cose che abbiamo deciso di acquistare. Fatemelo sapere, ecco, come farò un sondaggio su Instagram di nuovo, non so. Comunque vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutte!